a me fa male, però ci posso più scrivere. Ti fa male la pancia, o te il braccio, giustamente, vero? Buona triera, te l'ho fregato! Digerisci, stai in forma, noi ti fiamo Napoli, te! Ma Cristina Chiabotto è bella. È più lunga di Del Piero, vero? È più alta di Del Piero. E invece Del Piero com'è? Con corto. È simpatico. È simpatico? Mi ha raccontato un po' di cose. Ci ha fatto fare pure il gioco degli udici e parole così. E poi non dobbiamo indovinare. No, pure una suora quando era, noi abbiamo fatto così, poi la suora del Piero con la vecchia, faceva così pure lei. E l'avete fatta un po' di volte quella scena o subito la prima volta? Abbiamo fatto un sacco di volte perché un bambino sbagliava sempre. Allora il professore Gambucci, voglio dire il regista, ha detto stiamo avanti con i gemelli, che quello non ce la fa a dire le parole. Digerisci, stai in forma. Non ti fa perché? C'è mai stato qualcuno che vi incontra a scuola e vi dice ma voi siete quelli della pubblicità o anche in come giro? Come tutti ce l'hanno detta, come ci incontravano e tu, quando dice tu sei quella là della Qualivetta, tutti ce l'hanno detto. Ma voi li conoscete i giocatori del Napoli? Io conosco Chiesa, la musica, la Chiesa, Grava, poi Calaiò, Zanarieta, Sosa, Capparella, Montervino, Boiacino. Li conosci tutti? Paolo Cannavaro. E chi è il più forte? Chi mi piace più di tutti? A me da Napoli mi piace. A me fa imbazzire Cavaio. Tutti e due Cavaio? No, metto si fa imbazzire con Cannavaro. Le partite le fate alla PlayStation? Sì. Chi è più forte di due alla PlayStation? E chi è il giocatore? Ma c'è una cosa di Juventus, sono che lavoro vorresti fare da grande? Io cantante. E tu che lavoro vorresti fare? L'attore. Prima vuole far mangiare lo zoo, poi l'attore. Ma sai perché mo vuole fare l'attore? Che mo ci hanno detto che mo devi andare a vedere Calaiò. L'aereo l'avete mai preso? Sì. Come? Quando abbiamo andato a Torino, che stavano i biscotti, stavano le cose al cioccolato, poi si facevano bere l'acqua, la Coca-Cola, l'aranciata. Siamo passati mezz'ora e abbiamo fatto il buco. A soli 7 anni, Umberto e Vincenzo hanno già creato una moda. Ormai, noi tifiamo Napoli TE, e anche il grido di battaglia della curva V.